Senato, dove il problema non è quello dell'abolire o meno il Senato, ma successo quello che è successo per le province. Si parte dall'idea che bisognava abolire le province, come anche qui tutta la discussione era: due camere sono troppe, ce ne basta una sola, aboliamo il Senato. Poi le province ci sono, il Senato resta ancora, cosa si fa? Si abolisce la democrazia nelle province e nel Senato, cioè non devono più essere eletti, ed è lì perciò che già si è toccata la prima parte, perché la sovranità appartiene al popolo e in una repubblica parlamentare è il voto la principale modo con cui si esercita la sovranità, non solo. Ed era questa la partenza delle nostre cause, e tuttora adesso dice che la esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo vuol dire che solo una legge costituzionale può limitare il diritto di voto, non una legge elettorale che è una legge ordinaria. E questo è tanto vero che l'articolo 48, l'ultimo comma, dice che con legge dello Stato si possono stabilire, ma è prevista in Costituzione, le condizioni di indegnità che possono togliere il voto al cittadino. Ma se non c'era l'articolo 48, la Severino non poteva essere adottata. Ma addirittura lo scrupolo del nostro costituente è tale che nella 12ª disposizione finale transitoria, pensate un po', una costituzione fatta da chi aveva liberato l'Italia, sicuramente antifascista, stabilisce in questa 12ª che con una legge, ma da adottare entro 5 anni dall'entrata in vigore, non oltre, si poteva limitare il diritto di voto e di candidatura ai responsabili del regime fascista. Cioè addirittura c'era voluta una norma di effetto transitorio, 5 anni, per togliere il voto ai responsabili del regime fascista. Qui invece viene tolto il voto alla maggioranza dei cittadini con una legge ordinaria. Questa è la prima cosa che ci deve fare. Nel Senato, anche lì, si è tolto. Ci sono dei senati che non sono eletti direttamente, ma nessuno ha questa sproporzione. Perché hanno tenuto 630 della Camera quando c'erano centinaia di progetti di legge che prevedevano la riduzione paritetica della Camera e del Senato? Cioè, la 630 andava a 400, c'erano lì, e il Senato da 315 andava, da 350 andava, 315 andava a 200. 400 più 200 fa 600, perciò c'era anche una diminuzione complessiva dei parlamentari. Invece ne hanno fatto un Senato assolutamente inutile, ma inutile perché ha solo 100 membri, non fanno riequilibrio rispetto a 630 della Camera. Allora tanto valeva abolirlo. E il ragionamento che hanno fatto, anche qui bisogna conoscere i dati, dicevano: nella maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, la maggioranza dei paesi è monocamerale, ce n'ha uno solo. Allora, questo è vero, però come ci insegna il Talmud, una mezza verità è una bugia intera, perché è vero che 15 su 28 hanno una sola camera, però dobbiamo calcolare degli stati che hanno meno abitanti della zona 9, cioè, allora, perché se cominciamo a togliere quelli al di sotto di 1,5 milioni di abitanti, vediamo che la cosa si rovescia. E addirittura se stabiliamo gli stati che hanno più di 25 milioni di abitanti, tutti hanno due camere, perché c'è una ragione da questo anche punto di vista. Gli argomenti che sono stati utilizzati: bisogna accelerare il processo legislativo. Fino all'altro giorno ci dicevano che in Italia ci sono troppe leggi. Non avete sentito che non si sa cosa fare perché una legge? Se ce ne sono troppe, accelerare il processo legislativo, ma una terza Camera che lo rallenti ancora di più.